la cosiddetta Seconda Repubblica. Ma Bordon continuò seguendo un percorso sempre interno al centro-sinistra, con Di Pietro e poi con l'Unione Democratica di Giorgio Benvenuto e dei socialisti, e poi ancora si ritrovò nei Democratici di Romano Prodi. E nel 2001 aderì al progetto di Lamberto Dini e c'erano anche i socialisti di Boselli nella lista Dini. Poi passò alla Margherita per lasciare il seggio da senatore nel 2008. Anche per protesta contro l'evoluzione del Partito Democratico, ritenuto solo una sommatoria di partiti. Qualcuno gli rimproverò questi cambi di casacca, e io direi cambi di casa, che lui viveva con grande travaglio. L'aver cambiato tante volte casa non deve però trarre in inganno, perché i valori di riferimento, quelli Villers-Bordon, non li ha mai cambiati. Saluti socialisti al nostro compagno di strada. Grazie, deputata Locatelli. Questo era l'ultimo intervento di commemorazione della figura dell'onorevole Bordon. Ora riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3098A, delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato dato da ultimo respinto l'emendamento Palmizio 7.61. Avverto che fuori della seduta gli emendamenti Caruso 7.67 e Fautilli 7.68 sono stati ritirati dai presentatori. Avverto che la Commissione ha presentato l'emendamento 9.900 e una nuova formulazione dell'emendamento 7.503. Con riferimento a tali proposte emendative che sono in distribuzione, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 17.30. E allora passiamo al prossimo emendamento, che è il 7.63 Cozzolino. Qui abbiamo parere contrario di Commissione e Governo, favorevole dei relatori di minoranza. Chi è iscritto a parlare? Deputato Ferrari, prego.